Io. Diciamolo subito. A nessuno gliene frega un c***o di quello che fai, di quello che pensi, a maggior ragione. Ora, da DJ e musicisti siamo portati ad essere un po' egocentrici ed avere un po' di esibizionismo. È normale e fa parte del gioco, è necessario, giusto sia così. Dall'altra parte, però, è bene non approfittarsene. Quando comunichi, devi cercare qualcosa che agli altri arrivi e che abbia un significato anche per loro. Le storie che funzionano, i film, quelli che rimangono, sono tutti che hanno qualcosa di universale e non parlano soltanto di sé, ma parlano potenzialmente a tutti. Quando comunichi, quando condividi qualcosa, soprattutto se lo vuoi fare in modo professionale, cerca di creare dei messaggi che abbiano un significato per i tuoi pubblici. Cerca di rispondere alla domanda: perché dovrei condividere questo? Se questo ha un significato, che può essere serio, divertente, qualsiasi cosa, allora lo condividano volentieri sulla bacheca. Noi siamo abituati purtroppo ad essere bombardati continuamente. Ascolta questo, guarda il mio nuovo set, guarda che bello che sono, guarda la foto in discoteca. Ok, bene, se ti seguo e vedo una bella foto, ti metto il mi piace. Se ti seguo come artista e mi dici che è uscito il tuo nuovo brano, me lo ascolto molto volentieri. Se però tu vuoi cercare di allargare i tuoi pubblici, devi cercare qualcosa che possa arrivare anche a persone che non conosci e soprattutto anche a persone che non ti conoscono. Cerca di togliere l'io da tutto quello che fai. Ogni tanto ci sta bene, ogni tanto puoi dare dei riferimenti, puoi dire qualcosa e spiegare anche com'è che ci sei arrivato, ma deve essere qualcosa appunto di tanto in tanto. Gli esperti dicono che di tutti i contenuti pubblichi, l'ideale sarebbe il 20% che riguardano te. Puoi condividere articoli, video, canzoni di altri, playlist, set, eccetera. E un post su 5 è qualcosa di quello che fai. Cerca di raccontare, cerca di condividere, cerca di coinvolgere gli altri. Prediligi i fatti ai pensieri. Cerca di fare interessare gli altri, potenzialmente tutti, a quello che fai, in modo che poi siano loro a volerti seguire, loro a voler essere curiosi, loro a chiederti qualcosa di più, di dargli qualcosa più di te, di raccontare qualcosa di più di te.